Oltre 2000 anni di storia andati persi per sempre. I miliziani del sedicente Stato Islamico avrebbero distrutto il sito archeologico di Hatra nel nord dell'Iraq con bulldozer ed esplosivo. Avrebbero raso al suolo l'antica città fondata dalla dinastia dei Seleucidi durante il III secolo a.C. Hatra è situata a un centinaio di chilometri a sud di Mosul, città da 9 mesi nelle mani dei jihadisti, e a pochi chilometri da Nimrud, capitale nell'880 a.C. dell'impero assiro, distrutta soltanto giovedì. L'UNESCO aveva definito l'operazione dell'ISIL un crimine di guerra. La mia speranza, spiega la direttrice per la conservazione del patrimonio culturale di Iraq e Afghanistan dell'Università di Arizona, era che le forze statunitensi o della coalizione avrebbero pensato a Nimrud, ad Hatra o a Ninova, o che almeno avrebbero provato a impedire fatti simili. Ma evidentemente il patrimonio culturale non è al vertice della scala delle priorità quando si parla di guerra internazionale. Prima di Hatra e Nimrud era stata la volta del Museo di Mosul, distrutti oggetti antichi e statue, dati alle fiamme, manoscritti e intere biblioteche.